Abbiamo deciso di portare due pillar della nostra gamma, che è l'MG4 elettrica e la MG3. MG4 che è sicuramente la punta di diamante della nostra gamma elettrica, che nonostante l'assenza degli incentivi sta continuando ad avere successo. E poi l'MG3 che è l'ultimo lancio, il segmento B full hybrid, lanciato soltanto ad aprile, e già siamo sul podio delle vetture più vendute all'interno del segmento B full hybrid. Per noi questa è una vettura di estrema importanza sulla quale vogliamo diventare assolutamente leader nel mercato. Nel mercato in tutti i segmenti, quindi sia nella parte privato che nella parte B2B. Per noi il mondo B2B è fondamentale, lo è stato sin dall'inizio. Oggi siamo al quarto anno, sta partendo tra poco il quarto anno di presenza in Italia di MG, le flotte si stanno espandendo sempre di più. Abbiamo iniziato con la parte a breve termine, che ormai è una parte importante, rilevante nel nostro mix volumi. Dall'anno scorso abbiamo cominciato ad investire tempo e risorse anche nella parte lungo termine, lo è e lo diventerà sempre di più per raggiungere almeno il 20% del nostro totale vendite sulla parte B2B, ovviamente divise tra lungo e breve termine. Tra poche settimane lanceremo tre nuovi modelli, quindi il nostro nuovo C su varie ingegnerie, quindi plug-in, benzina e full hybrid, e lanceremo anche la nostra top seller, che è la ZS, e la lanceremo full hybrid. Quindi per seguire quello che dicevi tu prima, MG si sta spostando verso il full hybrid e tutta la gamma presiderà i diversi segmenti del mercato e i più importanti attraverso la tecnologia full hybrid.